da cui siamo partiti per organizzare questo incontro, che appunto ha il titolo Volontari per il Lavoro, nasce dalla profonda convinzione che fare volontariato e lavorare non abbiano una differenza strutturale, cioè si tratta comunque di un lavoro, no? Che poi uno esercita volontariamente dando la sua disponibilità senza una retribuzione o comunque al di fuori di un impianto, come dire, contrattuale, di obbligazione, ma comunque si tratta di un lavoro. L'altra osservazione è stata proprio un'osservazione da casi reali, che fare il volontario per un'opera, in un'opera, per molte persone ha voluto dire anche riprendere nuovo slancio, nuove opportunità per la propria attività invece professionale, no? E ora ci racconteranno in qualche modo questi nostri amici come il volontariato e il lavoro si alimentino reciprocamente. Io non aggiungerei altro, perché le cose che andrò a raccontare sono più interessanti di quello che dei miei commenti, e passerei subito la parola a Marco, che ha un video da mostrarci. Non è un video, no. Delle slide, scusate. È acceso questo? È acceso? Sì. No, il video non lo so fare, per cui ho delle slide solo. Allora, grazie intanto. Il bello del meeting è un po' che uno può raccontare anche cose piccolissime, come questa che racconterò io oggi, che non riguarda una grande rete di imprese o successi imprenditoriali o chissà che cose, ma un'amicizia tra un gruppetto di 9 persone alla fine, 9-10 persone, però dove è successo qualcosa di interessante, credo. L'abbiamo chiamata un'amicizia per il lavoro, ma come diceva Stefano, non è né un'associazione né una cooperativa né una cosa con una forma giuridica. Facciamo parte di un centro di solidarietà, ma siamo un gruppo di amici. Ho anche messo un po' che gente siamo: un pediatra, un ingegnere, un'impiegata, una casalinga. Perché l'ho messo? Perché sia subito chiaro che non siamo un gruppo di manager o di persone particolarmente inserite. Non si è sentito niente fino adesso. No, non siamo gente particolarmente capace di procurare posti di lavoro, penso che sia chiaro da quelli che siamo. Siamo un'armata, così, che ci proviamo. Però la storia secondo me è interessante, adesso ve la racconto. Allora, nel 2009 a Udine si cominciava a sentire la crisi. Nella nostra regione, negli ultimi anni, non è che ci fosse un problema del lavoro. Erano gli inizi in cui persone, tra virgolette, normali cominciavano a rimanere senza lavoro. Io e alcuni altri abbiamo sentito questa cosa come un po' un terremoto, cioè se succede il terremoto e la casa del tuo vicino va giù, non è che dici io faccio già il donatore di sangue o io faccio già un'altra cosa, si va e si scava, cioè interessa a tutti, non interessa solo chi ha una particolare vocazione per un'attività caritativa, per esempio. Perché con questo spirito ci siamo detti: cosa possiamo fare, visto che ci riguarda, visto che riguarda tutto il nostro popolo e noi? E per come eravamo, abbiamo all'inizio semplicemente alzato la mano, qualcuno di questi è qui, abbiamo alzato la mano dicendo: vogliamo fare qualcosa. Se tu fai così, adesso ancora più che allora, penso, la cosa che succede è che sei sommerso dai curriculum e da gente che ti manda curriculum, e noi abbiamo capito quasi subito che lavorare sui curriculum non serviva molto, un po' perché non avevamo posti dove inserire, un po' perché erano freddi in qualche modo. Allora ci siamo detti: ma proviamo a incontrare queste persone. E lì è iniziata la differenza. Lo descrivo proprio praticamente cosa facciamo, no? In un gruppetto, quelli che avete visto prima, incontriamo persone che in vario modo giungono da noi, tramite l'amico dell'amico, tramite una segnalazione, così. E proprio intorno a un tavolo l'idea è quella: come si farebbe se un fratello perdesse il lavoro? Se un mio fratello perdesse il lavoro, cosa faccio? Raduno gli altri della famiglia, i cugini, l'amico imprenditore, e intorno a un tavolo cerchiamo di ragionare su come si può far fronte a questa situazione. Questo cerchiamo di farlo. Sul tavolo normalmente ci sono dei dolci, delle cose per rendere la cosa più piacevole, ma non facciamo altro che questo: stare di fronte a queste persone. E la cosa di cui ci siamo accorti quasi subito, che in questi anni è diventata sempre più vera, è che questo è un bene enorme per la persona che viene. Perché normalmente chi perde il lavoro, la prima cosa che fa è si piega su se stesso. La cosa normale è che uno: che cosa sai fare? Niente. Ma che cosa hai fatto? Ah, ho fatto una cosa fino adesso che non serve più a nessuno, io non faccio niente.
questa, rimanendo sul tema del meeting, per me è l'emergenza uomo in un certo senso, cioè non tanto, l'emergenza non è che ha perso il lavoro, è che si sente uno che non vale niente, che non può fare niente, e questo ha delle implicazioni pesanti anche sulla sua ricerca del lavoro, perché se uno pensa non so fare niente, questo si vede, e il potenziale datore di lavoro pensa anche lui che lui non sa fare niente. E di fatto è proprio successo che semplicemente parlando con queste persone, standoli di fronte, guardandoli per il valore che hanno, questi si sono rimessi in moto in molti casi, e hanno colto che il problema non era solo economico ma di posizione, per cui abbiamo anche dei dati che io ho, no, dopo vi faccio vedere, che sono interessanti, ma che non riguardano i lavori che noi abbiamo trovato, ma riguardano le persone che dopo l'incontro hanno trovato lavoro. Ho riportato alcuni casi così mi servono per spiegarmi. Per esempio il primo, la prima persona che abbiamo aiutato è una persona del mio quartiere che era finita in cassa integrazione con prospettiva di licenziamento, e avendo 3 figli questa cosa l'aveva turbato fortemente, si vedeva finito, la mia esperienza lavorativa è finita. E venendo ci siamo resi conto che lui sapeva fare tante cose con le mani, insomma, aggiustare cose, dipingere, fare questo, e anche per incentivarlo chi si è fatto dipingere le stanze del figlio, chi aggiustare il cancello, proprio per farlo sentire utile. E la cosa è stata talmente intensa che quando poi la ditta fortunatamente l'ha riassorbito, lui è venuto e ci ha detto: ma io quasi quasi mi metto in proprio e faccio questi lavori qui. Noi l'abbiamo spinto nella ditta evidentemente, anche perché tutte le case erano bianche, però mi è sembrato un esempio incredibile, cioè da uno non so fare niente, la mia vita lavorativa è finita e non so come farò a tirare avanti, a avere un'idea di proporsi come imprenditore. La seconda, si vedono? Si vedono le slide? La potete leggere da sola. A me la cosa che più mi piace di questa cosa è che lui ha messo in tutto in maiuscolo la parola sono felice, non so se lo vedete, gli dice che ha trovato lavoro questa persona, no? E ha scritto sono felice. È bella questa cosa perché ha capito che a noi interessava più di tutto che lui fosse felice, più ancora che trovasse il lavoro. Chiaro che le due cose sono collegate, però è bello che ci voglia dire che lui è felice. Anche questo è interessante perché questa persona qui quando è venuta è una di quelle persone per cui veramente non riuscivamo a fare niente, cioè non avevamo un aggancio, non avevamo un indirizzo da dargli, un consiglio, niente. E lui scrive, scrive diverse cose che potete leggere, poi a un certo punto scrive: io vi sono tanto riconoscente, avete fatto la differenza. Ma la differenza cioè l'ha vista lui, perché per noi sembrava di non aver fatto niente. Mi fermo qui con gli esempi.